Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenza, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con il secondo episodio richiestissimo delle vostre carriere allenatore sul mio profilo Instagram. Di che cosa si tratta? Ovviamente se vi siete persi il primo episodio andatelo a recuperare. Io guarderò le vostre carriere allenatore prese dal mio direct di Instagram, perché chi non me le può inviare sul PlayStation Network, perché magari gioca da Xbox o da PC, me le invia proprio su quel social network. Quindi ragazzi, venite a me a seguire su Instagram, Riccardo Menzolini trattino basso, e poi facciamo anche due chiacchiere, rispondo ai direct, non sempre perché ho anche altre cose da fare, ma la sera poi ogni tanto mi metto lì e guardo un po' di messaggi, cerco di rispondere o almeno comunque lasciare il mi piace, ci provo, poi siete veramente in tantissimi. Quindi ragazzi, oggi andremo a vedere ancora un paio di carriere. Prima di cominciare, come al solito, link in descrizione per scaricare OneFootball. Mi raccomando ragazzi, applicazione calcistica gratuita sia per iOS che per Android, per seguire il mondo del calcio, fatelo. E se mi dovete inviare le vostre carriere ragazzi, almeno che le foto siano decenti, che io riesca a vedere bene i giocatori. A volte mi arrivano delle foto fatte alla televisione che non riesco a leggerle, quindi ragazzi fatele bene queste foto, perché sennò non posso inserirle all'interno del video. Possiamo partire ragazzi, quindi eccoci qua sul mio account Instagram, come potete vedere Riccardo Menzolini trattino basso, venitemi assolutamente a seguire. Oltre alle premesse precedenti ragazzi, ovviamente io vi verrò a seguire se all'interno delle carriere allenatore c'è qualcosa di particolare. Se voi mi mandate una carriera allenatore con sempre i soliti, difficilmente mi stupirete. Allora, qui abbiamo il nostro amico Mario Del Prete che mi scrive: sono in Bundes 2, ma in aprile sono primo con 20 punti di distacco, ovviamente gioca mai titolare. Ok, perfetto, quindi sarà una carriera allenatore, immagino, con il Bayern Monaco 2. Ok, allora, Bazzunu, Di Marco, Ambrosius, Kikpieri, Vagnoman, Agumè, Ecklenkamp, Zecnini, Esposito, Zirkzee e Bandé. Allora, una formazione titolare niente male. Vediamo un attimo. Ovviamente mai gioca titolare, ok, quindi al posto di Ambrosius ci sarebbe il buon Mai. Allora, per quanto riguarda la formazione titolare, secondo me è ben strutturata. Nel senso che mi piace Bazzunu, è un portiere molto giovane che trovate nel Manchester City, e in generale mi piace abbastanza anche la titolare. Abbiamo Vagnoman, che è un terzino sinistro che ormai conosciamo a memoria. Secondo me Di Marco sulla sinistra ci può stare. Purtroppo però su FIFA Di Marco l'hanno fatto che cresce, ma non tantissimo, quindi è possibile che poi fra qualche anno dovrai cambiarlo, ma per il momento te lo appoggio Di Marco, senza dubbio. Anche il centrocampo Agumè Ecklenkamp ci sta, Agumè un po' classico tra i giovani presi, Ecklenkamp forse meno visto, giocatore interessante dell'Ajax. E poi ci sono questi quattro attaccanti con Bandé, Zirkzee, Esposito e Zecnini, che Zirkzee e Esposito potrebbero un po' pestarsi i piedi, secondo me. Ci potrebbe io quando gioco con due punte, lo sapete ormai il mio modo di pensare, mi piace vedere magari una punta fisica e qualcuno di un pochettino più rapido, una seconda punta un pochettino più tecnica magari al suo fianco. Zirkzee e Esposito sicuramente per magari lo scorso FIFA potevano essere fenomenali. Qui in coppia d'attacco potrebbero un po', come detto, pestarsi i piedi. Però se tu ti trovi bene, ok, nessun problema. Zecnini proverei a sostituirlo. Andiamo a vedere un attimo anche i sostituti che hai. Allora, sì, qualcosa ti manca. Sinceramente qualcosa ti manca, proprio come numeri. Perché per quanto riguarda la difesa, ok Richards, ok Mai, ok Carrasco, lo devi far crescere, perché sennò qualcosa ti manca. Magari andare su un terzino destro, un terzino sinistro che ti, anzi un terzino sinistro che ti faccia anche il difensore centrale, potrebbe essere una buona idea. Rezos è uno di quei calciatori. Questa carriera però me la potevi inviare anche sul PlayStation Network. Dalle prossime starò più attento a questa cosa. Chi gioca alla PlayStation, inviatemela sulla PlayStation, per favore. Io andrei a prendere Agi, che lo dovresti trovare nel gank, non costa troppo, secondo me sui 7-8 milioni dovresti riuscire a farcela, ad acquistarlo, che ti può fare tutte le fasi d'attacco, esterno e trequartista,
E così sistemi, secondo me, la fase avanzata. Per quanto riguarda appunto la fase difensiva, Rezos potrebbe fare al caso tuo, difensore centrale e terzino, e sistemi un pochettino tutto quanto. Anche perché, sì, dopo hai Ban, ti mancherebbe anche un altro centrocampista centrale. Secondo me qua si potrebbe addirittura pensare di cambiare modulo, tipo 4-2-3-1. Quindi Battista Meier magari sull'esterno, Bandé sulla sinistra, a quel punto Ekelenkamp può fare il trequartista, oppure Ekelenkamp lo lasci lì e metti Agi, che lo acquisti a poco, sulla tre quarti, e ci potrebbe stare, e ci potrebbe stare. Va bene, però non è male, cerca di coprirti un pochettino poi con i sostituti, perché se no farai fatica nelle stagioni successive. Però sinceramente non mi dispiace. Ti seguo, ma attenzione, perché prossima volta sarò un pochettino più cattivo, perché me la potevi inviare anche su PlayStation Network. Allora, siamo con il nostro amico Simo, che mi invia una foto. Questa è la mia carriera allenatore con i Rangers. Vediamo un po'. Ma che è? FIFA del... Fati? No, ma questo FIFA. Ma a volte le grafiche mi sembrano diverse. Ma FIFA c'ha questa grafica, ragazzi. Carriera con i Rangers, che già la squadra non mi dispiace. È una squadra interessante. Abbiamo Soria in porta, Aarons, terzino sinistro, Katic, Rudiger, Montiel, McTominay, McCrory, Fati, Ibanez, Kent e Koita. Rangers, secondo me, è una squadra interessante per una carriera allenatore. L'unica cosa che sempre un po' ti stoppa è il campionato. Potrebbe essere un progetto irrealistico, ma interessante, quello di spostare alcune delle squadre del campionato scozzese, magari in quello inglese. Potrebbe venire fuori qualcosa di carino. Qui ci sono un paio di giocatori sinceramente interessanti che io non conoscevo, quindi andiamo a vederli così anche voi potete sapere di più di loro. Per quanto riguarda Soria, il portiere, l'ho già sentito ovviamente, ma non ricordo assolutamente dove gioca. Se è David Soria, portiere del Getafe, sicuramente è lui, perché ha 26 anni, 81-83... di potenziale, che potrebbe servire magari fra qualche anno un nuovo portiere, perché comunque sta iniziando a calare, penso proprio di sì. Quindi come sostituto un giovane che magari ha già un overall abbastanza alto e che può crescere molto, sicuramente Lunin per cambiare un po', Merete è un po' classico, ce ne dovrebbe essere uno nel Bilbao che ci dovrebbe chiamare Simon. Sherpen dell'Ajax ha un overall un pochettino più basso, però secondo me un altro portiere, poi non so chi ha in panchina, un altro portiere giovane che cresce abbastanza, ci potrebbe stare. Montiel, terzino destro, lo dovrete trovare nel River Plate, così a memoria ragazzi, sinceramente ve lo consiglio spesso, è un bel terzino destro, ma non ricordo dove giochi. Questo Katic, ragazzi, a me sorprende, perché non l'ho mai visto assolutamente prima. E quindi vorrei capirci di più. Anche perché qui me lo fai vedere e ha 28 anni. Ma chi Katic è questo Katic? Eccolo qua. Mamma mia! Signori, difensore centrale del Rangers. 22 anni, 71 di overall, 81 di potenziale. E guardate qua l'overall di Katic. 92. Veramente, veramente spettacolare questo difensore centrale. Direi che qui il potenziale dinamico si è fatto sentire parecchio. Centrocampo, bello Tamugno con McCrory e McTominay, Ansu Fati, Ibanez, Kent, anche Kent dovrebbe essere già del Rangers, veramente, veramente contento che tu abbia tenuto un paio comunque di giocatori, alla fine Rangers qualcosa di interessante ce l'ha e Kent è uno di questi. Koita, non so, non lo conosco, anche Koita ragazzi, Koita... forse potrebbe essere un giocatore esistente, ragazzi. Attaccante del Red Bull Salisburgo. Sekou Koita, 71 di overall iniziale, 82 di potenziale. Veramente un attaccante molto interessante che fa della velocità il suo punto forte. Considerate che ha 19 anni e ha già 74 di finalizzazione. Non è male, ma l'accelerazione, la velocità, l'agilità sono tanta roba. Buonissimo anche il dribbling.
veramente, veramente una prima punta che non conoscevo e che mi ha spiazzato. Anche perché guardate un po' chi ha panchinato, signori. Ha panchinato Haaland, ha panchinato Greenwood. Quindi, giocatore interessante che mi segno, assolutamente. Vorrei vedere un po' anche completo, ma vedo che secondo me ce ne hai parecchi di riserve. Credo tu ti sia mosso bene. Quindi, che cosa c'è da fare qua? Sicura bene anche Diatta, bene anche Sanchez. Secondo me bisogna cambiare il difensore centrale. Bisogna cambiare Rudiger. Perché, dai, non si può più vedere in mezzo a questa squadra. È un peccato avere quell'84 lì. Quindi probabilmente De Jong fai giocare titolare, che vedo lì in panchina. Di quelli che ho già provato io, sicuramente Pau Torres. L'ho provato l'anno scorso nella mia carriera, allenatore segreta con il Malaga. Zinho van Huijsen. Secondo me anche Demiral cresce a bomba con il potenziale dinamico. Per il resto veramente, veramente interessante questa titolare, sono sincero. A parte Fati, che è ormai tra i giovani è uno dei più presi, questo Katic, questo Kent fatto arrivare insieme a Koita a quell'overall lì, sinceramente mi spiazza. Mi hai spiazzato, ti seguo fratello, bravo. Allora passiamo alla carriera allenatore di Giovo Monte. Anche qui siamo purtroppo su PlayStation, ma ragazzi ormai me ne inviate un po' ovunque. Sono dall'inizio della seconda stagione, sono già in Champions. Ok, carriera allenatore con l'Everton, Pickford, Gamni, Keane, Ta, Digne, Eggestein, Gbamen, Depay, Saint-Maximin, Neres e Lukaku. E poi ti sei coperto alla grande acquistando un po' qua e là un paio di giocatori dall'Ajax come Kik e Mazraoui. Kangin Lee, Costiello, sicuramente ti sei mosso bene con i sostituti. Quindi abbiamo Calvert-Lewin in attacco al posto di Lukaku. Zaniolo, che ti dico la verità, bene da trequartista, ma pure da esterno al posto di Saint-Maximin potrebbe fare la sua porca figura, come si suol dire. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Costiello ci sta. Gli altri sostituti purtroppo non li vedo. L'Everton è sicuramente una squadra interessante per fare la carriera allenatore. Ci può stare anche la scelta di utilizzare Gamni da titolare, perché è un terzino destro che cresce molto. E poi bisognerebbe vedere anche gli altri sostituti, sinceramente, perché così, vedendo così, un'altra ala sinistra si potrebbe acquistare, perché no? Però non riesco a vedere gli altri sostituti. Allora, il nostro Iver Spilla mi scrive: ciao Mezzo, sono un ragazzo che ti segue dalla carriera di FIFA 17 con l'Inter. Ti volevo mandare la mia carriera con il Bradford City. Mi piacerebbe sapere che ne pensi. Alcuni acquisti a zero li ho fatti per fare compravendita, perché con un club così è difficile fare mercato. Sono a luglio 2023, ti stimo un botto. Continua così, grazie, Iver. E sì, siamo ancora su PlayStation. E siamo appunto con il Bradford. Kenworth per quanto riguarda il portiere. Sulla sinistra Medina, Denayer, Koulibaly in difesa, Walker, Dendonker come CDC, Lemar a sinistra, Asensio, Fekir, Ketia e Boateng. Ammazza, quanti ne hai acquistati a zero? Sono tutti a zero? Però effettivamente sei nel 2023, al quarto anno praticamente si riesce già a fare determinati acquisti. Poi in panchina hai Gomez come sostituto magari di Nketia, Almada come trequartista attaccante, ci sono un paio, Pedri, fenomeno vero, Luis Felipe, Pereira, vediamo un po' cos'altro c'hai. Allora, come copertura direi che ci sei, hai molti sostituti e va bene. Sapete che io questo modulo qui non lo apprezzo più di tanto. Una volta lo apprezzavo, adesso secondo me non mi convince, non mi convince. Si potrebbe provare un 4-2-2-2. Semplicemente perché Lemar e Asensio possono giocare da trequartisti esterni, puoi aggiungere un centrocampista che secondo me non fa mai male al fianco di Dendonker, che tu però in questo momento non hai, a parte Garner. Hai anche Almendra, quindi potrebbe essere un modo per far giocare anche tutti questi centrocampisti. Sugli esterni come sostituti puoi avere Almada, Pedri, perché no, Pedri sicuramente sull'esterno sinistro può starci, Almada sulla destra, anche perché Almada, non mi ricordo Almada che piede è. Però per il resto sì, sei caduto un po' troppo nel classico, cioè nel senso magari la prossima volta se parti così dal basso prova magari a non acquistare quei giocatori, adesso che hai visto che è complicato, è vero, ma provaci magari a non acquistarli quei giocatori.
Allora, il nostro Alex Uboldi mi scrive: ciao Menzo, carriera allenatore con Hannover 96, spero ti piaccia. Madonna quante foto, spero anche a me, sinceramente. Allora, oh, finalmente qui abbiamo qualcuno da Xbox, ragazzi. Mamma mia, allora, ovviamente con gli anni si sa. Cioè, stavo per dire, con gli anni si sa, si finisce per acquistare sempre i soliti. Poi mi è caduto l'occhio sul trequartista più forte del mondo, dell'universo, sulla Terra. Foden 99, ragazzi. Foden 99. Ah, Foden 99. Allora, titolare, Donnarumma 95. Hernandez 91. 95 Lenglet. Rezos 92. Arons 93. Fabian 91 e Mount 94. Foden 99, Mbappé 95, Parrot 90, Davis 91, in panchina Rashford 91, Rodrigo 90, Havertz 92, Gravenberg 86, De Ligt 91, Süle 90 e Muric 79. Va bene, poi abbiamo anche degli altri giocatori come Dest, Hakimi, Ekelenkamp, Richarlison, Agi, e questo è un giocatore probabilmente creato dal gioco, Dos Santos Silva. Così a sentimento potrebbe tranquillamente essere il regente di Cristiano Ronaldo? Forse sì, forse no. Spero che ti piaccia. Io, allora ragazzi, qui lui ha accentrato il segno. Cioè, qui non c'è niente da dire a questa carriera allenatore. Però... raga, è Foden 99, mi fa venire da piangere. Foden 99 mi fa venire da piangere. Foden miglior trequartista del mondo. Del mondo. Foden fenomenale, bravo, bravo. Proprio lui è fatto arrivare al 99. Solo lui può arrivare al 99. Sto scherzando, ovviamente. Allora, passiamo alla carriera del nostro amico Roby Dam. Ok, siamo con il Benevento. Perché Montipò dovrebbe essere del Benevento. Allora, Montipò in porta, Pellegrini, Tomiyasu, Ginter e Muldur, Ferreira e Teio come centrocampisti. Melendo, Saka, Alvarez 90 e Martinelli. Allora, questo è il modulo che consigliavo anche al ragazzo di prima. Il nostro amico Teio, che sì, effettivamente allora dovrebbe essere con il Benevento, perché Teio gioca nel Benevento, può fare anche il centrocampista. Fammi vedere un attimo le caratteristiche di Teio. Di Teio, scusate, perché lui può fare chiaramente anche l'esterno sinistro. Finishing. Perché non ha, secondo me, grandi doti per stare in quella posizione. Sono sincero. In quanto lui è uno che corre. È uno che corre, ragazzi. Non c'è un cavolo da fare. Accelerazione 87-86. Buona stamina. Non ha grandi doti di passaggio. Se gliele ha allenate, sicuramente è un'altra storia. Però potrebbe essere un attimo fuori posizione, fuori ruolo. Chiaramente lui lo può fare, però sai, è un ruolo così, con quel modulo, abbastanza critico quello. Se no, qualcun altro ci potrebbe stare, dato che sei in Italia. Guarda, sei cresciuto Locatelli, Pellegrini, se no dai un occhio magari a Sangaré, un giocatore che è stato anche cercato dall'Inter, può essere interessante. Vediamo Muldur, che Muldur l'ho già sentito ma non me lo ricordo assolutamente. Terzino destro, difensore centrale che gioca nel Sassuolo, 20 anni, potenziale sopra il 79 e direi che lo stai allenando bene. Direi che lo stai allenando bene, non sei andato sullo scontato, quindi buona cosa. Bene, secondo me, la difesa centrale con Tomiyasu e Ginter. Duarte come sostituto molto bene. Molto bene, perché ci può assolutamente stare. E anche Bastoni. Quindi direi che te lo appoggio anche lui. Ti manca sicuramente un terzino sinistro, ma allora, dico la verità. Ormai a Giampong, secondo me, ha tirato i suoi ultimi. O lo facevi crescere prima o ormai è andato. Si potrebbe provare a utilizzare Teio come sostituto di Pellegrini e andare ad acquistare un altro centrocampista centrale con i controcavoli. Per quanto riguarda, anche perché Giustiniano direi che non ci siamo. Per quanto riguarda la difesa ci siamo, e comunque valuta un altro centrocampista in ogni caso. Almendra puoi farlo crescere senza dubbio. Minamino secondo me lo utilizzi
non lo so dove lo puoi utilizzare, o al posto di Melendo e Saka o al posto di un attaccante. Ci potrebbe stare, Minamino è forte nella zona offensiva del campo, quindi ci sta. Il mio consiglio, allora, un altro centrocampista, senza dubbio, anche perché numericamente non ci sei. Io direi un esterno che magari ti fa sia l'esterno destro che l'esterno sinistro e perché no l'attaccante. Wow, sarebbe un jolly clamoroso, sarebbe. Munir potrebbe starci perché nasce, credo nasca da esterno, può fare anche la prima punta. Diatta l'abbiamo già visto, molto rapido come esterno, ma può fare anche la prima punta, l'attaccante, quindi accompagnato anche da un altro sarebbe perfetto. Onyekuru Henry, lui è velocissimo, buggato, super sub, incredibile, lui straconsigliato, eppure Malen che è attaccante alla sinistra, alla destra. Potrebbe sicuramente darti una mano. Non è male questa carriera, sapete? A me è piaciuta. Quindi io, il nostro amico Roby, lo seguo. Signori, il video finisce qua. Abbiamo visto un paio di carriere, un paio di nomi interessanti, alcuni giocatori che non si vedono spesso, quindi io sono abbastanza soddisfatto. Purtroppo devo interrompere qui il video perché a cercare tutte le carriere si perde veramente tanto tempo. Molte carriere sono sempre con i soliti giocatori e quindi non posso metterle all'interno del video. Mi raccomando, se mi inviate le vostre carriere, inviatemele se avete qualche giocatore interessante. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è la carriera migliore e fatemi sapere se anche voi siete riusciti a far arrivare i calciatori al 99. Io in così live per quanto riguarda il canale o Twitch non ci sono mai riuscito. Una volta in privato c'ero riuscito. Fatemi sapere se anche voi ce l'avete fatta. E come al solito sotto nei commenti qualche consiglio per migliorare la serie. Noi ci vediamo al prossimo video, sotto la mezza prossima. Ciao a tutti ragazzi.